Bentornati su Nonna Mammazzo e bentornati nella rubrica Fumetti e nella rubrica Fantasy. Fantasy a fumetti. Come potete aver intuito, continuiamo a parlare di Kalia. Oggi parliamo del numero 14 Kalia nel cuore del Sarabri o come mi piace definirlo a me, nel cuore della Sabri. Chi è sta Sabri? Lo scopriamo in questa recensione. Sigla. Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che ve frega di condividere il video con tutte le persone che amano il deserto e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo numero a fumetti che ormai è uscito da un po' eh perché come vi ho già detto eh, non lo sto leggendo appena esce come è accaduto per i primi 12 numeri ma appena ho un ritaglio di tempo e scrivetemi anche cosa ne pensate di questo mio video. Approfitto per dirvi eh, auguri di buon anno, di buon 2024. Questo potrebbe essere l'ultimo video eh, del, 2024, del 2023. Io spero di riuscire anche a trattare Samuel Stern prima della fine dell'anno, ma non prometto nulla. Quindi nel caso approfitto già per farvi i miei più... Grandi, sinceri auguri di un 2024 sereno e vi ringrazio anche per essere stati con me eh, in questo 2023. Grazie a tutti, soprattutto a Grazie Graziella, ovviamente. E <ride> noi ci rivediamo ovviamente eh, l'anno prossimo, cioè tra, tra pochi giorni, con appunto eh, un video su Dylan Dog. Sicuramente, perché uscirà il 30 di dicembre con un video sulle tartarughe ninja che è uscito ma devo andare a recuperarlo in fumetteria e appunto se dovessi sforare con il video di Samuel Stern. Ci eravamo lasciati che appunto nello scorso numero era successo una sorta di attentato alla vita di una regnante politica eh, nel mondo di Tea, il mondo dove vive Kalia. Kalia che è questa protagonista appartenente a una, a una specie a una razza che dirsi voglia ehm, che è stata inventata appunto di sana pianta dagli autori Luca Lamberti e Leonardo Cantone che è la Razza degli Aldest, eh, e in questi due numeri la protagonista è separata dal percorso della sua compagnia. Mi piace usare questo termine molto tolkeniano. E noi vediamo fondamentalmente quello che sta succedendo alla compagnia che è rappresentata nel, nel suo. Punto di vista dalla alchimista Lena. Però devo dire che in questo numero già la presenza di Kalia si fa molto più presente e si alterna alla trama principale, che è appunto quella ambientata nel Sarabri, il deserto più famoso del mondo di Teia. Noto con piacere che in questo numero già rivediamo Aridan assente nello scorso numero, francamente avrei preferito eh, ancora un po' di più sentire questa assenza e magari vederla arrivare. Non lo so, vederlo arrivare su un cavallo bianco a salvare la situazione, però, è giusto che in quanto umano Aridan stia curando le proprie ferite, ed è giusto che Elena, in quanto alchimista, stia aiutando Aridan a curarsi. Anzi, come ho già detto anche nel numero scorso, secondo me, questa, questo nuovo potere di Kalia di, ma di manipolare la materia organica le permetterà di curare i suoi alleati chissà che non vedremo il naso di Aridan rispuntare. E, e quindi il fatto che già Lena stia usando le rune di Malkuth per guarire la materia organica mi fa presagire che un domani Kalia arrivi a manipolare totalmente le persone fino a poterle guarire. Devo fare una, una sorta di disclaimer perché eh, non è una critica al fumetto ma è il mio gusto personale. Questo fumetto, questi... Due ultimi numeri di questo fumetto stanno virando molto sul politico, non mi riferisco a una presa di posizione partitica sulla nostra attuale eh, realtà, ma sulla politica di Teia eh, e non è il tipo di fantasy che a me piace. A me piace l'high fantasy l'alto fantasy, non il fantasy alla Game of Thrones, che comunque ho seguito per... così giusto per avere un argomento di conversazione eh, e quindi... Insomma, mh, tutta la parte politica, tutta la parte... Eh, amministrativa è affascinante vedere tutto l'impegno che ci hanno messo gli autori a crearla è, è affascinante eh, vedere come è palpabile come è reale come è vera però è estremamente noiosa per il mio gusto personale mi piace invece molto di più in questo numero tutta la trama di eh, come si dice scoprire chi è l'assassino scoprire chi è il mandante del sicario eh, che ha attentato alla regnante di Galdor questa parte mi ha entusiasmato tantissimo. Mi sono proprio accorto che è stata la parte che mi ha trascinato di più fino alla fine per scoprire sempre di più. E, e sono rimasto anch'io emozionato e sconvolto quando ho visto il finale, che è peggiore di come è iniziata la storia. E questa parte mi ha proprio trasportato nel numero nonostante appunto ci siano parti eh, che non mi piacciono parti che rendono questa storia molto più eh, Game of Thrones per l'appunto o House of the Dragon se, se vogliamo usare un termine più recente e molto meno e molto meno Signore degli Anelli scusate per l'audio che avete sentito finora ma mi si è spento il computer con il microfono acceso perdendo tutta la registrazione precedente sperando che la registrazione da adesso in poi non abbia interruzioni dovreste sentire un audio migliore quanto riguarda invece i disegni eh, di questo numero ho apprezzato tantissimo come hanno disegnato il volto di Velric eh, un po' meno manga un po' più espressivo per certi versi non so se è voluto o no cioè non so che età vogliono dare a Bellric, in questo numero sembra un po' più grande, quindi sui vent'anni e no, magari non sui 16, eh, e le sue espressioni un po' da, in, non dico imbranato, ma da impacciato, eh, mi sono sembrate più, non lo so, le, le, mi hanno trasmesso di più in questo numero, per quanto io adori eh, lo stile del numero precedente, quindi un bel equilibrio tra, tra questi due numeri per quanto riguarda la presentazione di Bellric. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero, eh, fatemi sapere cosa pensiate che stia succedendo eh, in questo complotto, chi sia il mandante, se è, è davvero eh, uno di questi 113 eh, ministri o se c'è qualcosa sotto. Secondo me è la stronza della non so come definirla quella che abbiamo visto nell'altro numero la, la vecchia eh, tra, tra, diciamo, tra i fili consiglieri della de, della regina Yara c'è cioè una vecchia che ha trattato un po' male Lena, nello scorso numero, secondo me viene da lei tutto questo, però non lo so, potrei sbagliarmi. E vediamo tra questi 113 appunto: si stanno scoprendo altri altarini. E devo dire che sono molto interessanti, soprattutto quello zelante ministro con la coda di paglia che eh, non viene mai nominato, ma ci tiene sempre a cantare, ad essere il primo gallo che canta. E, e, e dimostrare che c'ha qualcosa da nascondere i classici ignorantoni che eh, si sentono presi in causa per tutto e si fanno scoprire facilmente e voglio vedere un po' anche lì cosa si nasconde lì sotto eh, io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video come sempre con l'inchino e con l'embuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video e nel caso si sfori con gennaio vi auguro già adesso Buon anno, buon 2024. Arrivederci!